L'eccellenza pugliese ha una nuova capolista, la terza stagionale, e risponde al nome di Molfetta Calcio. Va senza dubbio agli uomini di Pino Giusto la copertina del turno numero 7 del massimo torneo dilettantistico pugliese. Nello scontro al vertice del pool, i biancorossi hanno letteralmente travolto l'ormai ex capolista Terlizzi, infliggendole con un sonoro 3-0 firmato Ventura, Vitale e Kfarku, la prima sconfitta stagionale, e sorpassandola in vetta. La cima della classifica è stata raggiunta dai molfettesi al quarto successo di fila anche per una serie di risultati favorevoli. Primo fra tutti il pirotecnico 3-3 tra Corato e Casarano. Al comunale, nell'altro big match di giornata, nero-verde e rosso-blu si sono dati battaglia, con quest'ultimi che sull'1-3 non sono stati capaci di gestire il risultato, permettendo alla squadra di Zinfollino una rimonta che può senza dubbio restituire morale ad una squadra arrivata sull'orlo del baratro. Altro risultato decisamente favorevole al Molfetta è stato quello del Bianco di Gallipoli, dove i giallorossi di casa hanno battuto la Fortis Altamura superando proprio i Murgiani e lanciandosi in seconda posizione a meno uno dalla vetta. Dalla vetta resta per ora distante il Barletta. I biancorossi non sono riusciti in casa con il Mesagna a centrare il tris di vittorie consecutive tra campionato e coppa e si sono dovuti accontentare, nonostante le numerose occasioni avute, di uno 0-0 che lascia l'amaro in bocca. Una partita un po' tra virgolette sfortunata, anche perché abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo costruito un buon gioco, penso. Purtroppo è anche difficile quando una squadra viene qui e si difende tutta dietro la linea della palla, però sì, è un pareggio che fa rabbia, non c'è da essere molto, molto contenti, dobbiamo trasformare, diciamo, la rabbia di questi due punti persi in rabbia positiva. Un po' meno amareggiato si è mostrato l'allenatore gialloblu Franco Ribezzi, che accoglie positivamente il punto e si proietta al derby di domenica prossima contro il Brindisi. L'impegno è un derby, per noi il Brindisi è visto come è visto e sicuramente una delle squadre pretendenti al titolo, perciò per noi sarà un qualcosa in più, un qualcosa che sicuramente lo prenderemo, una partita sicuramente che prenderemo con le dovute pinze, perché sicuramente è una partita difficilissima per noi. Però i derby, sai, sono sempre qualcosa di imprevedibile. A proposito di Brindisi, i biancoazzurri sono tornati al successo superando 3-2 la Vetrana tra le polemiche per alcuni discussi episodi arbitrali. A vincere sono tornate anche l'Atletico Vieste nel derby foggiano con il San Severo e l'Otranto, che ha steso 3-1 l'Unione Calcio Biceglie provocando le dimissioni del tecnico Paolo De Francesco. Vince anche la Vigortrani, che porta a casa il derby della famiglia Lanza con la Molfetta Sportiva e si proietta in zona playoff.